Commence demolitions maneuver, Delta. Salve ragazzi, qui è Delta 38, sono con Rex e Grievous e forse ci si aggregherà a farci compagnia anche il mio amico Dictator. Amante della guerra. Dictator. Comunque, che cosa, il nostro caro Grievous aveva intenzione di parlare di cose interessanti. Sì, allora, siccome uno di voi ha chiesto di opere di fantastoria, no? Cioè, opere di scenari alternativi della storia. Ah, sì, ok. Allora, io mi sono informato, cioè io conosco in realtà un po' di opere, non le ho mai lette di persona perché credo avrei la pazienza, però cioè, un po' di interesse ce li ho, magari non troppo espanse a livello geopolitico, perché è difficile già prevedere come sarebbe finita una battaglia, figuriamoci la storia, non so, 10-20 anni dopo. Però ho visto la serie Man in the High Castle, non so se anche tu Rex l'hai vista. No, però avevo letto una bella analisi su quella serie che appunto studiava il perché e il per come l'asse è arrivato poi a vincere la guerra e a praticamente spartirsi gli Stati Uniti. Sì, io non ho capito perché in quella serie hanno dimenticato l'esistenza dell'Italia, proprio come se l'Italia non... In realtà no, cioè almeno io non l'ho vista, però nell'analisi che avevo visto io diceva che fondamentalmente l'Italia si prendeva praticamente l'Africa e buona parte della zona dei Balcani e la Grecia, tutta quella parte lì. Quindi avevamo effettivamente l'Italia. Sì, che avrebbe senso. Cioè, almeno, insomma, però non so se viene detto nel libro o nella serie, questo non lo so. Ok. Sì, no, perché nella serie in realtà è un po' strano, perché a un certo punto parlano per esempio di cosa, come si chiama, di drenare il Mediterraneo. Scusate per la schiena. Parlano di drenare il Mediterraneo e... Che è successo? Hanno un po' di idee strampalate. È morto. Come drenare il Mediterraneo? Cosa? Sì, volevano praticamente fare una diga sullo strato di Gibilterra e drenare il Mediterraneo e creare nuove terre. Ma che cazzo, vabbè. Ok. Sì, ed era a quanto pare un progetto che è esistito veramente, che ovviamente nessuno si sarebbe mai sognato di attuare, però. Magari no. Ma che cazzo? No, ma dico, sono abbastanza sicuro che Mussolini non sarebbe stato contento di questa idea di fare. No, dirti proprio di no. Mediterraneo. Ma pensate, ma non viene mai nominata l'Italia? O proprio un cacchio, non si vede mai nominata? No, non viene mai nominata, non viene proprio mai nominata l'Italia. Ma che palle. Di fatto, come gira, sembra quasi che non sia neanche uno stato, cioè non sembra neanche sia un impero indipendente, ma che sia, se no, tipo uno sì, che sia stata tipo conquistata dall'asse in qualche modo completamente. Sotto il gioco di del Terzo Reich, probabilmente. Sì, che comunque sappiamo che Hitler era stramico con Mussolini e come posso dire, lui non avrebbe mai fatto una roba del genere. Il suo amico Ben, no, è sempre rimasto. Vabbè, Rex, tu mi sembra, tu non lo conosci l'opera quella là della la trilogia dell'Occidente? No? Ah, ok, no, pensavo di essere l'unico. Uno di queste opere, appunto, che narrano un po' che cosa poteva succedere dopo la seconda guerra mondiale per determinati motivi, per esempio, queste cose qua. Queste cose. Ah, figo! Ma è cioè una storia o un'analisi, cos'è? È un romanzo. È un romanzo, sì. Descrivono. Ah, interessante. Una storia potenziale, come si potrebbero. È un po' una nicchia nella letteratura, però c'è. Negli Stati Uniti so che ha un relativo successo. Poi si chiama, hai detto? Trilogia dell'Occidente, sì. Non mi ricordo con l'autore. Ma è sempre una cosa del tipo l'asse vince la seconda guerra mondiale? Non mi ricordo. Abbiamo letto qualcosa io e Grievous, non lo so, dimenticato. Sì, è un po' noioso, mi pare che andava sull'ambito... Ah no, moderno, sulla situazione moderna di guerra. Sì, perché parlava anche del concetto della guerra in Iraq e tutto il resto. Ah, ok, quindi non seconda guerra mondiale. No, mi pare che iniziasse con la seconda guerra mondiale, sì. Ma non voglio dire cavolate, perché abbiamo letto la premessa una volta e poi... Me la sono più dimenticata. Perché in realtà volevo parlare di un'altra opera stasera, che però è sempre il nostro argomento. No. Noi siamo circondati da droghi.
Sono circondati da droidi. Sono completamente circondati da droidi. Oddio, è laggato malissimo. Sì. Io. Sì, Grievous, ho visto scattare tantissimo, porca miseria. Ma non lo so, perché la connessione mi sta andando bene, non so. Sono qualche po' di lag. Magari il server è un po' pasticcione. Sì, c'è oggi l'evento. Però gli eventi ci sono, quello là della tripla esperienza, sì. Gli eventi ci sono, ma fare aggiornamenti del gioco no, No, no. Start. Biscotti, no. No, biscotti. Abbiamo perso un punto, via. Ma maledetti, ma che palle. Ma sì, fa tutto parte del piano. Assolutamente. Del piano forte. Dove stai andando? Dove stai andando? Silenzio, devo accecare i nemici. Ah, silenzio. Spero che l'accecamento dovrebbe essere un privilegio destinato solo a noi, però. Bravo. Ufficiale. Io prendo. Ci butto un altro dardo. Guarda come sono carico. Beccate questo accecamento di nuovo. Chi è? Ehi, tutti ciechi. Sono diventati tutti protetti ciclopi di voi. Perché deve questo, chi è? Sono circondato. No, sono tutti davanti. La madonna! Gesù, Fate strike. Comunque adesso non ci sono ospiti per oggi, quindi sono contento e posso fare i video anche lunghi e posso parlare, urlare, alzare la voce. No, non esageriamo, mi ama, a volte mi sente, mi chiama Paolo, fate casino. Sono ti chiama e fa Paolo, chi ti ha cercato? Nessuno mi ha cercato. Di notte, perché sto giocando a Battlefront 2. Vabbè, aspetta, com'era quel meme? Aspetta, cosa avevi linkato quel video? Alle 3 di notte, For Republic! For Republic. Ah sì, era la meme, aspetta, era... cazzo, non me la ricordo più. Quella là che dici la gente che ti guarda che alle 3 di notte ti sente parlare For Republic e ti chiede il perché si deve fare, basta. Sì, era tipo quando giochi a Battlefront, una roba del genere. Sì. Non mi ricordo neanche chi che l'aveva condivisa, cavoli, che t'avevo taggato. No, mi sa che era in un gruppo. T'avevo taggato anche. Cioè, abbiamo taggato entrambi, se non sbaglio. Cazzo. Ma di già, da dove? Ma ricordo più, forse. Dove l'hanno condiviso? Allora, qui bisogna attuare la solita tattica. Due eroi, due pesanti. Il quarto incomodo che classe sta usando, giusto per curiosità. Coil. C'è la I, credo sia una. Per ora uso ancora il pesante, poi mi sa che dopo però bisognerà che due di noi facciano gli eroi. Guarda quanti droidi che stanno arrivando. Madonna, ma infatti veramente, guarda che roba. Io volevo pure io mettere il pesante, sono un formicaio, guarda che roba. Il pesante Delta? Sì, fra poco metto io il pesante. No. Aspetta che mi faccio un modo. Io ce l'ho già, nel caso, magari se vuoi Grievous far tu l'eroe. Grievous, salve. No, sto qua pure mio. Almeno non è fase 1, però sto qua mi metto sul cammino. Sì, ho visto che mi. No, ma se facciamo passare anche sta fase qua, dobbiamo fare resistenza alla prossima. Ma perché mi sono morti due cloni davanti? Vabbè. Ok. Dove sono morti? Guarda, scusa. Guarda. Non vedo niente io! Non vedo niente io! Ah no! No! Ah! Oddio, vedo la gente morta! La caserma è stata invasa. Che cosa brutta! Vedo la gente morta, è terribile! Oddio, ho visto un alien! Fallo venire qui! Immolatevi per me, immolatevi! Fallo venire qui! Sai che bug strano mi sono beccato l'altro ieri? Mi sono beccato un Grievous che usava in continuazione l'attacco quello in multiplayer. L'attacco quello che apre le braccia e si proietta verso di te. Era un bot o era un... No, era proprio un giocatore in multiplayer, un cheater. Non era una bug, è un cittone. Ti faceva attaccare. Sì, era un cittone, ma tu immaginati Rex che continuava ad aprire le braccia e lanciarsi da una parte. Poi prima le braccia si lanciavano da un'altra parte. In continuazione non so. È troppo facile così bastardo. Figlio di puttana. Guarda signore droidi.
Allora, signore, anche ah, se le okay, prende... Ah, ok, c'è di me, Delta. Di fatto ero tipo... Ah, ma... di fatto ero tipo mezzo laser, perché escono granate da barrage. Ero un attimo preoccupato. Per ragazzi, servirebbe un altro eroe. Io sono più veloce di Delta. Guarda, Delta è lento. Anche perché c'è il fesso lì che non fa un tubo, quindi... Che uso lo specialista, grande. Guarda come corre, guarda che... Io... Se io muoio, sappi che non avrai niente da me, neanche l'armatura. Quella che mi è rimasta. Allora, vediamo, allora ragazzi, il deficiente sta venendo verso di voi, quindi uno di voi venga da me, va, se no sono da solo. Aspetta che muore, aspetta, guarda, il deficiente il muore, numero, guarda, 3, 2, 1, no, aspetta, spara. Tanto muore, guarda. No, ci spara. No, invece ce l'ha fatta, dai raga, uno da me, forza. Io, no. Ma uno, uno, non due, uno. Tu rimai col deficiente. Ma no, mi lasci con il fenomeno, vabbè. Sì. E che poi ho ottenuto il primo medico, amico tuo. Ma tra l'altro hai il pesante Grievous o hai ancora soldato? No, ancora lui... soldato, però vediamo quanto duriamo, perché ci abbiamo dubbi contro. Cosa mi dice Delta che dureremo io e te, ma di là? Ok, il fenomeno è morto. Ok. Non avevo dubbi. Io ripiego. Io ripiego. Aspetta, di calzino. Qua un secondo, arrivo subito. Eh? Perché ho paura che cacchio di qua c'è già il conte Capitombo, lo sbaglio. Sì. Dagli al conte Cristo. Guarda signore, è un serio. Non potete farmi sto scherzo. Ah, mi hanno ucciso. Entro di nuovo con l'eroe, arrivo. Ok, ci sono. No, come col soldato a battere boschi. Ah, sei ancora vivo? Ragazzi, No, Delta, ci sono. Non potevo sopportare, resistere. Vabbè, ha arrivato l'onda, la scorreggia, eccolo là. Il peto potente, il potente peto. Allora, dai, che ok, ma poi... Cursore. Ok, andate. Ragazzi, avete lasciato il ricoglionito da solo. Ok. Sono sicuro che sarà in grado di affrontare la situazione. Che sono in grado, che affronterà brillantemente la situazione da solo. Secondo me neanche col comando è capace quello lì. Sì, capito. Perché hai il comando. Oh, arriva il conte Capitombolo. Dagli al conte Capitombolo. Grievous, io richiedo rinforzi. Ciaone proprio, mettiti in coda. Ecco, punto. Maledetto P45. Ah, dai. Insegno io a rubare i nomi ai caccia della seconda guerra mondiale. Dai, ma che è che... Ma come mi ho... Sono morto, ma morto. Cioè, avevo pure evitato l'attacco di Grievous, morto, dead. Sembra proprio boh. Va bene. Ok, ucciso Conte Capitombolo. Conte Capitombolo down. Grievous, c'è un Grievous. Lo so, sono qua. Dico selvatico, non... Ah! Vabbè, ma perché c'è un drone da battaglia dietro e nessuno lo sta uccidendo, maledetto? Ecco, bravo Rex, ammazza quel droide. Guardalo, fa pure le capriole che ti evita, con quali riflessi? Con quali riflessi che non possiede? Come può lui fa questo? Lui non può far così. Ma che tu non potere fare questo. Allora, te l'hai fatto qualcosa. Edo in arrivo potente. Patapum. Oh, salve lei. Salve peloso. Che me peloso, dai, non vedo nulla. Come più o meno, come. Ai. È che io sono un pesante, un soldato normale che ha le capacità di un walkie. La Madonna. E tiene la doppietta del trando in tutto ciò. Copriti. No, la granata. Di là, Grievous. Grievous com'è di là? Stiamo tenendo. Guarda, signore droidica. Arrivo. Così. Ti sta tenendo? Ok. Però noi stiamo tenendo. E di qua è pulito per adesso, tranquillo. Occhio, perché mi sa che mo arriverà tipo l'ondatona con i supereroi. Sono supereroi. Sono supereroi. Tu hai qualche problema. E adesso riusciamo a... Ok, sono qua, ha preso il comando. Forse farà qualcosa di buono. Spari al tuo superiore, ma io ti picchio. Capito? Oh,
botte al walking. Non posso neanche fare un'animazione. Botte. Ah, non puoi farlo. Ah! Maledetto. Stupido cornuto, la pagherai cara. Questo affronto non resterà impunito. Aia, invece è rimasto impunito. Sarà degno di essere annoverato negli annali dell'ordine Jedi. Esatto. Madonna, cosa ho fatto? L'ho sconfitto. È sconfitto, grande. Sì. Ma qua siamo messi bene, voi come siete messi? Più o meno bene. Abbastanza, dai, potrebbe andare peggio. Madonna, cosa ho fatto? Il bosco. Cosa sto vedendo? Patapam. Sto vedendo i boss volare. Mi è andato proprio da davanti. avevo il Gatling pronto. Io non sapevo che fossi te, figurati un po' mandartelo consapevolmente. Io credevo tu fossi dall'alto. È bello perché se fossi volato davanti al Gatling l'avrei liquefatto, ma siccome mi è volato dietro, ora che mi sono girato. Ma io non sapevo neanche che ci fossi te. Ero venuto a dare una mano, invece no. Devo rimanermene accanto. Perché siete tutti qua? Scusatemi. E non lo so io, non è colpa mia. Io sono spawnato sulla gente, poi la gente era dall'altra parte. Orco Giuda. Madonna, ho sparato e ho colpito. Madonna, faccio una strage nel comando dietro. Si vede che potete tra gli altri il comando si fa un ottimo lavoro di squadra. Sì, Ark, perché tu sei blu con che somigli più un Ark, perché... sì. Che è un pesante. E dobbiamo guadagnare posizioni, avanzare. Comando. Mori. Vai, ce l'abbiamo. Ripreso la posizione. Così. Andata, raga. Bella partita. Mi piace, è andata molto bene. Ce la siamo giocata bene. Non abbiamo avuto... ma io sono bellissimo, guarda. Guarda che belli che siamo. Tutti, due comandi. Due comandi e due pesanti, tecnicamente. Esatto, belli di... Allora, parliamo dell'argomento di stasera mentre andiamo a fare... Ne facciamo ancora un altro o facciamo caccia stellari? Come volete. Come volete? Vediamo cosa abbiamo qua dopo cammino. Se c'è Geonosis da fare. Vediamo. Vedo che Rex sta cercando comunque. Sì, è Rex che sta cercando. Comunque, intanto parlate dell'argomento che ti interessa. No, ragazzi. Cosa è successo? Che è successo? Boh, ti sono un attimo prossimo, ti ho sentito. Ah, vabbè. Gli è venuto l'accento inglese? Come mai? C'è Felucia. Felucia. Non lo facciamo mai Felucia. Facciamo Felucia. Allora, l'argomento di stasera è, praticamente un'opera di fantastoria, no? Di versione ipotetica degli eventi storici, fatta in anime. Cioè, praticamente l'unico anime profondamente con elementi storici che io abbia mai sentito, diciamo, no? Sì, accurati, diciamo, realistici. Sì. Esatto, ed è incentrato sull'argomento Seconda Guerra Mondiale. Bello, cacchio. E che è anche uno stile tipo... Ecco, allora, dovessi paragonarlo a uno stile... Sì. Cavoli. Ma di disegni, di animazione, in che senso? Sì, parlano proprio di disegni, sì. Ok. Non saprei neanche come distinguerlo, non saprei neanche come dirlo, perché allora è molto macho, nel senso che tutti i personaggi sono grossi di corporatura, mi viene da dire, no? Nel senso è uno di quei è un design molto squadrato, mm-hmm. No? Nel senso che i personaggi sono tutti molto muscolosi, okay. E prestanti, anche se nella vita vera erano esili, diciamo, grazie, no? Ok, sono sempre molto quadrati, ecco, perché sono uomini, ok. Insomma, va bene, insomma, lo stesso,
sì, una roba stilistica. È stato fatto sta serie negli anni 90. Quindi. Anche, quindi pure vecchia. Sì, 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 sì. Sì, difatti non l'hanno mai tradotta, non l'hanno mai tradotta né in americano né in italiano, esiste solo in versione. Ovviamente. Infatti è un po' un'opera molto scura. L'hanno tradotta come tipo, cioè tradotta letteralmente sarebbe la flotta dell'Oceano Blu, tipo. Ok. Un nome un po' strano, vabbè. Insomma, praticamente in questa l'inizio degli episodi, praticamente loro, come si chiama? Come si chiama quel famoso ammiraglio giapponese? Quello che aveva praticamente ideato l'attacco a Pearl Harbor. Ho capito chi intendi, adesso non mi viene in mente neanche a me il nome. Vabbè, quel tipo là, insomma, ecco, perché io devo ammettere che non sono un grande conoscitore del che posso dire, sì. dei vari nomi, dei vari grossi nomi della forza armata giapponese. No, sì. Ma anche diciamo un po' tanto americano, cioè so che c'era oddio, come si chiama? MacArthur. MacArthur, sì. Che era quello che comandava la flotta a Codola, come si chiama, le Midway, non ricordo male. Sì. Sì. Famoso perché c'ha la pipa, no? Lo mettono sempre nelle immagini. Ammiraglio mi pare, ammiraglio MacArthur. Terex. Damn it. Grazie. Dica. Rex. Vi siete ammutati tutti di colpo. No, noi stavamo, non ti sentivo più. No, io stavo ascoltando. Io stavo ascoltando. No, ok. Niente, allora praticamente la storia inizia con questo tizio ammiraglio giapponese, no, che praticamente come nella storia lui è stato abbattuto con un aereo mentre volava verso la fine della guerra del Pacifico, no, lui stava facendo delle, come posso dire, una specie di volo, sì. Non mi ricordo neanche, forse usavano, era un aereo tipo usato come shuttle, hai presente? Un aereo, trasporto, era un aereo da trasporto, un cazzo, cioè, fino a quel momento era realistica la storia, cioè era reale la storia o no? Sì, sì, perché lui è praticamente morto così, lui era su un aereo da trasporto e è stato abbattuto da dei cacci americani e si è schiantato ed è morto, e quindi in un'azione un po' particolare gli americani sono riusciti a uccidere praticamente la mente più, una delle menti più brillanti che avevano. No, è come quella volta che mi hanno sparato alla macchina di Rommel mentre ero in Normandia, tipo, solo che là gli è andata male e non sono riuscito ad ammazzarlo. Ok, però è l'evento più o meno simile. Sì. Praticamente inizia che lui nel morire, no, praticamente è come se finisse indietro nel tempo. È come che la sua morte lo mandasse indietro nel tempo. Ah, ok. Dio, figata. E lui si risveglia praticamente di nuovo giovane all'inizio della guerra. Prima che la guerra inizi. Wow. Ma tanti anni prima, tipo nel 905. Qua wow, è la Madonna. Ah, minchia, ok. E a quel punto capisce, come posso dire, è come se dovesse ricombattere la guerra di nuovo. Però sa già le mosse, sa già esatto, tutto, sa già le mosse, quindi allora ci tengo a precisare che lo show è estremamente pro Giappone, ovviamente. È diciamo esageratamente pro Giappone, ma ci arriviamo dopo. Okay. La cosa affascinante è che quindi lui tutte le cose, cosa fa lui, quindi, cioè, sa che deve vincere la guerra contro gli Stati Uniti, cosa fa? Praticamente fa un'epurazione nel corso degli anni di tutto il reparto, di tutta la burocrazia giapponese, praticamente, perché dicevano che uno dei problemi del Giappone, che era un problema che anche l'Italia aveva, è che ce l'ha tuttora, ahimè, sì, che i vari corpi ma in questo caso particolare è che i vari corpi dell'arma non andavano d'accordo tra loro, c'era una grande rivalità, non c'era interoperatività, sì, esatto, erano abbastanza schifo, sì ti complicavano la vita l'un l'altro. E quindi per questo motivo lui praticamente fa una specie di epurazione, fa arrestare vari personaggi tipo Toyo e altri tizi dell'alto comando giapponese quando ancora, diciamo, non erano ancora le alte sfere, già in gioventù, e poi, sì. Poi si circonda di menti promotrici in modo da avere tante idee, in modo da avere un futuro alto comando più dinamico, più giovanile, meno tradizionalista, meno conservatore e quant'altro. Ti faccio compagnia, sì, Rex. Sì.
E quindi allora, praticamente scoppia la seconda guerra mondiale e lui e quindi il Giappone già, posso dire, con tutti i prototipi che poi avrebbero avuto nel 45 di superaerei, robe varie, è già pronto all'inizio della guerra, no? Inizia? Sì, sì, perché tu hai detto è un po' pro-giapponese sto show qua, ma vabbè. E quindi iniziano, no? Fanno l'attacco a Pearl Harbor, però stavolta lui se l'è progettato ancora meglio e quindi fa varie passate a Pearl Harbor e poi ci invia anche truppe dopo. Quindi lo occupa. Minchia, quindi sbarca le Hawaii. Sì. Madonna. Cosa che in realtà da quel che ho letto stavano per fare anche nella vita vera, cioè lui aveva chiesto che i giapponesi invadessero le Hawaii con truppe, però siccome c'erano delle rivalità nell'alto comando gliel'hanno vietato. Perché questi droni sono così cattivi? Ma sono troppo pericolosi. Ma che hanno? E poi un'altra roba che fanno, che avevano anche quella teorizzato nella vita, ma non erano mai, cioè nella realtà, ma non erano riusciti a fare: bombardano il canale di Panama. E quindi gli Stati Uniti si ritrovano costretti a fare tutto il giro lungo, sai, no, per mandarlo a fanciullo. Perché si trovano tagliati un po' fuori, no? Certo. E poi riescono a bombardare Los Angeles. Bombardano Los Angeles, riescono a fare, perché hanno la base dalle Hawaii, no? Quindi riescono a fare dei... beh, certo, l'operazione a lungo raggio riesce a portarla avanti meglio. Ovviamente gli Stati Uniti in tutto questo sono completamente degli idioti, cioè tutti gli ammiragli giapponesi sono degli idioti che entrano completamente nel panico, non sanno cosa fare, giapponesi o americani? Si uccidono di solito oppure vengono... Ma giapponesi o americani? No, americani. I giapponesi vincono dappertutto. In questo show i giapponesi vincono sempre. Non sono... Cioè, sono crisi per un episodio, lo vincono al termine dell'episodio. Non esiste che i giapponesi perdano. Ah, ok. Manco i ribelli in Rebels. No, difatti dopo un po' la storia diventa ridicola, perché loro a un certo punto, gli americani stanno per fare una grande controffensiva, no? Per dire, ci avete fregato a Pearl Harbor, adesso vi facciamo vedere noi, no? E in questa controffensiva i giapponesi a un certo punto con le loro Yamato, sai, no, le loro super, super corazzate, sì. E tra l'altro nello show sono ancora più grandi di quello che erano nella vita reale. La Madonna, che è una molte nera. Sì, è tipo, sai, non un incrociatore, non so quanto erano, 300 metri, boh, adesso qua è tipo 500 metri. Porca puttana, stava distrutto praticamente. E poi la cosa assurda è che sparano laser. Tanto. Vabbè. Sì, voglio cercare. Sparano laser pure. Sì. A un certo punto, dal nulla. No, beh, non arrivano i caccia che si avvicinano e loro sparano laser. Perché sì? Perché sì. Sono così avanzati che sparano laser. Non spiegano perché, ma vabbè, sparano laser. E a quel punto, tipo, l'America. Cioè, tutta la flotta. Non è muto proprio, eh. Sì, tutta la flotta si arrende a quel punto. La flotta americana si arrende perché hanno detto: no, cazzo, hanno laser, ma basta. Paone, sì. Vabbè, un po'. È un romanzo fantascientifico sbarra. No, aspetta, non siamo ancora arrivati alla parte più bella, aspetta adesso. No, perché non è. Questo è tipo l'inizio, questi sono tipo i primi episodi di loro che riescono a battere un po' gli americani. Perché poi li ribattono di nuovo, cioè gli americani riparano il canale di Panama in tipo 6 mesi e loro lo bombardano di nuovo. E poi bombardano l'area dove gli americani stavano lavorando al progetto Manhattan e gli fanno esplodere la bomba atomica mentre la stanno lavorando, tipo, perché sì, che bellezza, quella là che non sapeva manco lui del progetto Manhattan, magicamente, sai, no, sa anche queste cose, perché boh. In effetti dici, come fai a sapere del progetto Manhattan? Sapeva tutto. Non era neanche stata sganciata, no, la bomba atomica, in teoria No, quando lui è morto, era nel 45. Ah, Quindi, lui sapeva tutto, vabbè. È diventato anche onnisciente col viaggio nel tempo. Sì, esatto, è diventato onnisciente, cioè il suo unico scopo era far vincere i giapponesi, praticamente. Tra l'altro, ovviamente, bisogna precisare che la serie ovviamente omette tutti quei crimini che hanno fatto i giapponesi contro i cinesi, tutti quei crimini. Sì, certo, campi di concentramento, esperimenti terribili sugli esseri umani. Però ci credo, non è mai stato doppiato e tutto il resto, perché non è Quisquiglia. Ora ho capito. Non è mai stato distribuito al di fuori del Giappone questa serie. Però è fatta molto bene, ho visto alcuni episodi e sono... A livello di equipaggiamenti, queste cose qua, di cose, è bella. Sì, anche perché vedi proprio armi tutte... Cioè, le armi sono fatte bene. Ok, ma i giapponesi sono sempre stati molto bravi negli anime. Sì.
E poi ci sono tutto un sacco di robe oscure. Allora, hanno avuto dei problemi con una roba un po' ridicola, che hanno avuto un po' di problemi con i nomi. Non volevano a quanto pare offendere nessuna dei discendenti di quei protagonisti della seconda guerra mondiale. E quindi tutti i vari protagonisti hanno dei nomignoli finti. Tipo, per esempio, Hitler non si chiama Hitler, ma non si chiama Adolf Hitler, ma si chiama Heinrich von Hitler, tipo. Come si chiama? Roosevelt si chiama, che ne so, Albert Roosevelt con tre O, tipo. Così, perché sì. Sì, così. Ma per questo per tutti i nomi, quindi... Cioè, tutto questo scenario che si viene a creare durante la seconda guerra mondiale, in cui il Giappone sta letteralmente fottendo l'America da sola, non si sa come a livello industriale, ma ci stanno riuscendo. A livello industriale non è possibile. Infatti è quello il problema. No, è troppo favorito, cioè è una cosa poi bruttissima, cioè non mi piace. Comunque, gli americani a un certo punto provano a fare anche un bombardamento a tappeto, tipo con dei super mega bombardieri. Non tipo manco B-17 o B-29, cioè proprio robe tamarre. No, usano tipo una specie di prototipo che avevano gli americani, che era un mega super bombardiere, ne mandano un'intera flotta. Ma cos'è, tipo l'ala volante, quello fatto l'ala volante, no? Sì, mi pare che sia... No, era... Non mi ricordo, perché aveva detto il modello, era sempre B, era tipo il Pod, non mi ricordo il... Ma tipo quelli fatti all'ala volante o il classico aereo con eliche e tutto? Sì, quello con Eric e tutto. Poi classico, quindi ali, fusoliera. Sì. E quindi gli battono anche quello. Oh, che bello, abbiamo vinto anche qua. Gli battono anche quello, riescono a trionfare dappertutto. Il presidente americano a un certo punto è così preso, Roosevelt, è così preso dal panico da un'altra notizia che gli hanno bombardato. Ah, poi non ti ho neanche detto che, ironia, fanno tipo il bombardamento sulle Dolittle, o solo che amici di Fallout Tokyo, i giapponesi lo fanno la Casa Bianca, tipo bombardano la Casa Bianca, e la bombardano con dei volantini tipo stringiamoci la pace, bla bla bla, no? Ah, ok. E poi bombardano con una finta bomba, facciamo al caccia stellare, sì. Bombardano con una finta bomba la Casa Bianca, e questa finta bomba, guarda caso, ha la stessa forma della bomba atomica che hanno buttato nel Giappone. Un po' surprise. È proprio quella che si dice ironia. È come i nazisti, quando hanno battuto i francesi, hanno costretto a fare la carrozza del treno. La stessa carrozza, sì, proprio. Prevale anche nell'anime. E niente, il presidente Roosevelt è così sconvolto da queste notizie di sconfitte che muore. Gli prendono un infarto e muore. Di cosa stiamo parlando? No, tra l'altro è bello perché tu immagini tipo Roosevelt, che quando parla, che Roosevelt era tipo un uomo magro, tutto quanto, questo era mega muscoloso, non è neanche sulla sedia a pelle, tipo sempre in piedi, no? Quando parla davanti al caminetto e fa facce tipo minaccioso, come un cattivo, tipo. Sta facendo girare come roba, tipo parla, dovremmo insegnare i giapponesi, no? Tutto quanto. Girare come li hanno dipinti. Allora, i giapponesi poi a quel punto, visto che hanno vinto contro gli americani, li hanno proprio fottuti malissimo, no? A quel punto si svegliano una mattina, letteralmente, cioè inizia l'episodio con l'imperatore che guarda l'orizzonte, il sole, sai, no, inginocchiato col suo kimono e tutto quanto la mattina, e capisce proprio la mattina, si sveglia e capisce che i nazisti sono cattivi, ma proprio cattivi, cattivi, ed è il destino del Giappone fare guerra alla Germania. Così, parto la ricerca o fate poi caccia stellare? Sì, e quindi praticamente loro dichiarano guerra alla Germania e lo fanno con tante belle cosine simpatiche, tipo prendono una delle aree occupate della Cina, mi pare, o dell'Indocina, di quel che è, no? Sì. E ci creano una colonia per gli ebrei, tipo fanno una specie di reame di Israele fatto in Indocina. Tanto per far incazzare un po' i nazisti, no? E infatti è bello perché quindi a un certo punto tu ti becchi Einstein in kimono che lavora per i giapponesi. Sono partiti subito. Hai capito quanto strano è strano? Però è abbastanza esilarante perché ha tutti i personaggi storici. E intanto la guerra, come procede la guerra in Europa? Allora, i nazisti stanno letteralmente fottendo i russi dappertutto, tipo hanno...
sconfitto gli inglesi in Nord Africa, hanno quello è passabile il fatto che vengono sconfitti gli inglesi dai... li hanno battuti in Nord Africa e sono arrivati praticamente verso le nostre colonie e quindi letteralmente ci sono come posso dire sono riusciti poi a mandare Rommel contro i russi, no? E Rommel in questa serie viene dipinto come il più grande genio militare che si sia, tipo Napoleone tedesco, no? E lui tipo è in grado di prendere... Vabbè, ci sta, quello in realtà ci sta anche. Sì, però certe volte lo esagerano un po', insomma, Ok. In questa serie è letteralmente ultra mega potente Rommel, cioè letteralmente... Lui da solo prende il controllo del fronte russo e vince da solo quasi, no? E gli italiani si vedono mai? Cosa? Gli italiani? No. Neanche qui esiste. Si vedono gli inglesi. No, perché gli italiani non, a quanto pare i giapponesi neanche si ricordavano di avere gli italiani come alleati. Quindi che bella cosa. Neanche li menzionano, neanche Mussolini non viene mai menzionato. Cioè neanche Mussolini, vabbè, ok. Tra l'altro non mi sarebbe sorpreso se con la scusa che devono cambiare a tutti i nomi l'avrebbero chiamato Pastalini, sai, no? Napoloni, come Charlie Chaplin. Napoloni. Napoloni, sì, ma che Napoloni. Spettacolo. E che palle. O può essere ucciso da uno che sembra un codice a barre come nome. E quindi praticamente loro, allora i tedeschi quindi hanno invaso l'Unione Sovietica, ma di brutto, stanno stravincendo di brutto e sono arrivati tipo agli Urali, per darti l'idea. Okay. Sono ancora combattendo. Stalin è tipo in un bunker che si sta pisciando sotto, perché contemporaneamente i giapponesi hanno anche attaccato i russi alle spalle e quindi i russi non hanno più le loro divisioni che tenevano. Sì, vabbè, la Russia che viene attaccata dal Giappone, cioè vabbè sì. Scusatemi, io gli vedo mo' i russi, oddio siamo in difficoltà, il Giappone è un'isola piccola, ci massacra, siamo noi un... ma aspetta guarda che in realtà i russi hanno perso contro i giapponesi all'epoca ancora dello zar, è vero, la guerra russa e Giappone prima della prima guerra mondiale. È stata umiliantissima, mamma mia. Tanto anche navale è stata. Aspetta, ma lì sì, perché i giapponesi in ambito navale erano nettamente superiori ai russi in quel contesto. Ma guarda che poi uno dei problemi più grandi del perché i tedeschi non hanno vinto in Russia è perché non si sono mai coordinati con i giapponesi per fare un attacco, diciamo, coordinato. Noi li attacchiamo da occidente, voi li attaccate da oriente. Sì. Perché i giapponesi avevano fatto la guerra con i russi nel 37, avevano invaso la Mongolia, sì. E sono stati fermati da Zhukov, che è lo stesso tizio che poi ha guidato i tedeschi fino alle porte di Berlino. Quindi... Sì, scusi, i tedeschi, i russi fino alle porte. I russi. Nella battaglia di Berlino, quindi un personaggio abbastanza... cioè, e il bello è che questa, la guerra, se non ricordo male, è una delle guerre più sconosciute, però è stata molto importante perché in base a quella guerra lì hanno creato un trattato di pace giapponesi e russi, il che vuole dire che quando i tedeschi hanno poi attaccato i russi, loro nell'inizio dell'operazione Barbarossa avevano tipo mangiato tutte le divisioni che avevano i russi, ma i russi ne avevano un bordello di divisioni di scorta sul confine con col Giappone e che hanno potuto impegnare appunto contro i tedeschi perché tutte le divisioni in Siberia che hanno poi impegnato anche contro i nostri a Stalingrado, avendo giustamente il patto di un reciproco non attacco da un lato, sì. Hanno detto queste possiamo impegnarle dall'altro. Vabbè, fatto sta che in questa versione alternativa quindi questa situazione non si crea perché appunto i giapponesi si coordinano con i tedeschi, fanno l'attacco, i russi vengono letteralmente schiacciati da entrambe le parti e Stalin è in un bunker che se la sta facendo sotto praticamente, poi a un certo punto muore, se non ricordo male viene detto. Anche lui piglia il ciupone. Sì, perché qua tutti muoiono di infarto praticamente. Tutti, peggio di una malattia, cioè peggio di un fiscale. Hitler intanto, se non ricordo male, quindi ha conquistato tutta l'Europa, è arrivato fino a Kosovo, come si chiama, fino agli Urali, stanno ancora combattendo con i russi, li stanno tipo schiacciando, nel frattempo sono arrivati quindi in India di conseguenza, no? E quindi la guerra si protrae in India, che è britannica tipo, no? Britannica, perché certo. Non l'hanno ancora invasa. E quindi hai praticamente i giapponesi che stanno, tipo si alleano con gli inglesi per combattere contro i tedeschi in India. Quindi c'è una gran battaglia in India, appare anche Gandhi,
a un certo punto. Oddio. Bello. E quindi c'è un sacco di gente che viene tirata in ballo. Ah, tra l'altro non ti ho neanche detto che quando creano lo stato, perché poi Stalin muore, no? E quando fanno lo stato, tipo un nuovo stato sovietico, al posto, diciamo, della Russia, di quel poco che rimane della Russia, e ci mettono Trotsky al comando. Lol. Che, boh, strana come idea, ma vabbè. Ma tanto non era già morto Trotsky in quegli anni? No, 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 cioè in questa versione qua non muore. Questa versione qua. Ah, ok, però realmente era già morto. Mi pare nel 40. Non mi ricordo quando muore. A me non è arrivato agli anni 40, mi pare. A me non pare che sia arrivato agli anni 40. Vabbè, comunque in questa versione non muore, lo usano come. Come, okay. Come sì. Come successore di Stalin, possiamo dire. Sì, 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 sì. Però è tipo filo giapponese. Più. Beh, certo, è il tuo stile, infatti. Abbiamo perso. Non era realista. E quindi la storia va avanti, che quindi riescono a respingere. Ah, aspetta, non ti ho neanche detto che praticamente fanno una specie di scenario stile guerra di Corea, in cui praticamente i tedeschi hanno quasi conquistato tutta l'India, eccetto un piccolo pezzettino, e gli alleati lasciano conquistare i tedeschi quasi tutta l'India, tengono un pezzettino per le operazioni, e poi a sorpresa fanno uno sbarco alle spalle dello schieramento con tutte le forze, e quindi prendono tutti diciamo, i tedeschi alle spalle e li fregano da dire. Ah. E riescono perfino tipo a piazzare il comando, riescono perfino a piazzare delle bombe dove si trova il quartiere generale di Hitler e lo fanno saltare in aria, tipo. Cioè questo a caso, proprio a sorpresa, proprio a sfregio. Sì, sì, sì. Si fanno una specie di contrattacco a sorpresa, giapponesi e cosa, come si chiama, e inglesi, con Churchill che è tutto contento della cosa. che Churchill quindi appare nella serie un po' di volte. Hitler non muore, perché ovviamente, come ben sappiamo, l'unico che può uccidere Hitler è Hitler stesso, no? Quindi Hitler sopravvive a tutti gli altri. È rimasto deluso Grievous quando ha visto Lupin the First, il film di Lupin che è uscito l'anno, due anni fa. Sì, quasi un anno, quasi due anni, quasi 2019. E perché c'era una scena dove c'era Hitler e poi non era. No, no, però mi è piaciuto perché a un certo punto uno prova a uccidere Hitler e non ci riesce. Io dico, sì, perché l'unico che può uccidere Hitler è Hitler stesso. Esatto. E Hitler stesso, cioè. Uccidere Hitler, ci sarà un motivo. Ci sta. Giusto così. Esatto. Io sto giocando uno schifo, raga. Sono il dodicesimo posto. Quindi questa è una storia abbastanza strampalata, Rex. Hitler sopravvive quindi all'attentato di morte e si incazza a morte con Göring praticamente e lo manda tipo lo fa fucilare, no? Perché ha fallito e lo fa fucilare, cioè, no, come quei cattivi proprio degli anime, no? Che poi lo fa varie volte tipo anche nella serie, che tipo a un certo punto gli fanno uccidere un po' di altri generali che ha tipo Vittoria, ok. A un certo punto cerca perfino di uccidere Rommel così, cioè no, solo perché non gli è più simpatico. Ed è strano perché, cioè non per fare le difese di Hitler, perché è una roba brutta fare le difese di Hitler, però cioè se la memoria non mi inganna, l'unica volta che Hitler ha ammazzato i suoi generali è quando loro hanno provato ad ammazzare lui. Per il resto Hitler, lui tipo anche, mi viene in mente con Guderian o altri personaggi, li mandava a casa. Se lui era super in contrasto con loro e lo deludevano e tutto quanto, diceva, senti, fai le valigie e vai a casa, lo licenziava, tipo, O con Rommel. No, Rommel è dopo che c'è stato l'attentato. Sì, l'eccezione è stata Rommel. Sì. Ma non, sì. No, però ma neanche perché, cioè, Rommel lo ha condannato a morte perché aveva... perché era stato dopo l'attentato del coso, là, della bomba di Stauffenberg. E quindi lì a quel punto ha cominciato a diventare paranoico. Sì, la valchiria di tutti. Sì, esatto. Sì, esatto. Però prima di quell'operazione di Hitler. Allora finisce che quindi hai i nazisti che quindi riescono a conquistare tutta l'Africa, dopo si fermano in India, non riescono a prendere l'India. I giapponesi quindi vincono dappertutto, i tedeschi provano tipo con i Messerschmitt 262, sai, no, tutte, sì, perché non c'è una cosa diventa. Sì, proprio a far tutto, cioè proprio a lanciare tutto quello che hanno contro i giapponesi, sottomarini. A un certo punto i giapponesi viene fuori che hanno tipo una flotta subacquea di sottomarini fatti a mo' pizza,
che si mettono insieme e sparano un laser gigante, se non una roba proprio... Non si sa dove... Perché quello che è frustrante di sta serie è che usa elementi storici anche fatti bene, no? E poi ti tira delle cazzate enormi come la Yamato che spara laser. Sì, a caso proprio, cioè cose a caso. Sei presente? E niente, non mi pare che i giapponesi non hanno la bomba atomica alla fine, però tipo hanno la... cioè riescono a battere praticamente innumerevoli volte i nazisti. Hitler si incazza sempre di più, letteralmente ogni episodio finisce con Hitler che si incazza e che parla da solo sotto la pioggia, tipo è presente agitando i pugni in aria, tipo ti batterò Giappone, maledizione a te. È proprio estremamente comica come cosa. Madonna. È abbastanza. Hitler l'hanno reso comico in quasi tutte le versioni ma questa qua particolarmente, perché è strano, perché ti ho detto hanno i volti storici, poi appare a un certo punto Eisenhower, non ti ho detto neanche se Truman mi pare che muoia anche lui di infarto a un certo punto, ma che è ti muoio di infarto, cazzo, diventa presidente Eisenhower. Oddio, il COVID. Sì, Eisenhower stringe quindi pace con i giapponesi. Tra l'altro mi piace che gli fanno stringere la pace sempre a bordo della cosa, come si chiama, della portaerei statunitense, no? Come quando come per i giapponesi, no? Che i giapponesi hanno dovuto stringere la pace nella portaerei. Solo che in questo caso non è la pace perché hanno vinto gli americani, ma perché hanno vinto i giapponesi. No. Ovviamente, sempre l'ironia. Certo. E basta, praticamente finisce con Hitler che viene sconfitto nuovamente, no? Dopo che le ha provate tutte, e a un certo punto si rompe le scatole e chiede pace. E praticamente finisce così, con tipo stile quasi Man in the High Castle, solo che in questo caso sono tre potenze. Ci sono, diciamo, gli alleati, che sono America e Inghilterra, che si alleano con il Giappone, e poi i tedeschi che hanno conquistato tutta l'Europa. E stavano per conquistare anche tutta l'Asia, ma si fermano lì e sono un po' incazzati. Ed è bello perché quando finisce la guerra... Perché chi così Gigi Gunner? Quando finisce la guerra, Rex, hai il giornale in cui c'è scritto Seconda Guerra Mondiale, basta. Tipo, World War II stop. È tipo la... E poi lo slogan sul giornale, no? Come per dire basta. finita, stop. Basta. Ok. Così. Non so chi è questo Digi. Secondo me è un Digimon. È un Digi prescelto. Comunque è umiliante per un pilota Tai. Comunque è abbastanza strana come premessa in un anime, no? Abbastanza unica. Come trama e tutto quanto. È stupiata. Oh, è stata una partita velocissima. Sì, ma è stata una disfatta. Cioè, guardate i punteggi. Sì, sì, ho di quanto abbiamo fatto schifo. No, non immagino, io spottavo, morivo malissimo. Sì, ma anche io sto giro, Infatti non ho neanche giocato seriamente, perché era impossibile. Guarda, cioè, squilibratissimo. Guarda, è arrivato quinto il tizio che sembra un codice a guarda, io so. Guarda quanto hanno quittato, raga, guarda quanto hanno quittato. Volevano per forza, dai, mi fai giocare in queste condizioni. Spero che il matchmaking mi faccia una roba seria, perché no. No, ma non sono riuscito a giocare anche seriamente. Ma quello non devo sul cammino. Sì. Ma se io mi mettessi il casco adesso, che cosa succederebbe? Ma moriresti di caldo perché fa caldo. Sì. Sicuro. Però io dovrebbe scomparire la testa in teoria. Comunque guarda se. Esatto, fai la prova, fai il test, ovviamente. Siamo anche Repubblica. Sono invisibile. E quindi Rex, niente, cosa ti sembra di sto anime, di questa serie qua, un po' strampalata, vero? Sì, vabbè, un pochino trash. Però ti interessante a qualche punto. Sì, però devo dire che sono sorpreso da tutti i personaggi storici che hanno messo dentro, che sicuramente tanti, sì. Ma poi anche tante armi, ti ho detto, hanno messo dentro, tante armi sperimentali, cioè i nazisti attaccano con gli Horten, con il MSG. Sì, con MSG, con MSG2, esatto, con come si chiama, il Comet, mi pare. Bello, ma dai. Sì, ne poi quello è bella, quello non è tanto conosciuto, il Comet, interessante.
E poi ci sono anche altre armi stranissime che appaiono. Tutto, gli americani hanno una specie di bombardiere ultra sperimentale che usano tipo subito. Ma è quello lì, cioè, sei informato se esiste, se è una roba. Non so, tipo una roba un po' strana nel modo in cui utilizzano, eccetera, eccetera. Cioè, io ho visto alcuni pezzi di episodi che ero un po' impattato e devo dire che, cioè, è abbastanza peculiare, però è ovvio che quando poi si mettono a sparare laser, dici, ma... E poi è strano perché tutta la serie poi sparano come con le armi normali. Cioè, non è che di colpo tutti sparano laser. E poi è come se... a caso è... Sì, è come se Kurosaki avesse scritto l'episodio e ha detto, no, ok, i giapponesi non potranno umanamente vincere, quindi solo per questo episodio diamogli laser. Cioè, no, è come se avesse dato a Michael Bay l'idea, hanno detto, ehi, Michael Bay, che piace questa roba? Detto, ah, mettici laser, Dada. Mettici esplosioni, mettici Hitler che la pioggia. Ragazzi, riesco a far vedere il casco con la trasparenza, che figo. Ah, bello. Ci sono riuscito. E sì, ho detto, a un certo punto per esempio sta parlando con... Ti inquadra bene comunque. Chi è che appare in altro generale di Hitler, non mi ricordo più... Manteuffel. A un certo punto sta parlando con Manteuffel, si gira e gli spara. Perché l'aveva deluso, tipo. Ma è fa... Proprio con... Sai, no... Che cazzo? Quello che qualsiasi leader militare farebbe, no? Non è perché Hitler... Non è normale, è molto malissimo, Rex. Ne hai superato ed è morto malissimo. Già. Non l'ho battuto. Colpito. È stata una bella scena comunque, complimenti. Ma perché stavo veramente, non so più cosa fare. C'è tutti addosso. Comunque stiamo morendo malissimo. No. Non lo so, Rex, parlando di altri scenari di fantastorie, ti viene in mente qualcos'altro che te magari hai... Wolfenstein penso che sia uno dei più famosi. Sì. Quello mi piace, bello simpatico. E quello però è un po' strampalato. Beh, molto parolistico nei confronti dei nazisti, ovviamente. Palle. Sto pensando. Il Wolfenstein è molto, molto fantascientifico, ecco. Molto fanta-horror, ecco. A me poi viene in mente la serie, quella che io ho letto in questo caso. Ecco, è l'unica serie di fantastoria che ho letto, che però non è proprio tanto fantastoria, è più romanzo storico. Cioè, sai, no, non cambia gli eventi storici, però inventa personaggi che fanno cose che avrebbero fatto nell'epoca. Un po' come La vita è bella, parentesi. Sì, esatto, sì, come molti film alla fine, sì. Ci sono i romanzi. Ah, ok, non è, diciamo, una cosa che però si inventa a fatti storici, ecco. Sì, esatto. Io per esempio ho letto i romanzi, quelli di Patrick O'Brien, che sono alla base di Master Commander, presente quel film, quello con... Sì? Master Commander, sì, dei Master Commander, sì. Io ho letto i romanzi, quelli di Patrick O'Brien, sono stati l'ispirazione dietro a quel film lì. Belli. Ci sono molto belli. Cioè ti proiettano dentro e certe volte hai personaggi, non so, c'è la battaglia di Gibilterra a un certo punto, una scaramuccia a Gibilterra, e hai il protagonista del romanzo che è seduto lì con la sua nave che guarda il combattimento, diciamo, quindi è come fosse spettatore, in questo caso non partecipe, però è un vero avvenimento storico, come per dire, lui l'ha visto, no, ma non ci ha partecipato. Sì. Però è molto bello perché ti spiega molto bene com'era la vita nelle navi durante della Royal Navy durante l'epoca napoleonica. Beh, mi ricordo che già Master in Commander comunque ti dava una bella idea, diciamo, di com'era. Sì, Master in Commander è praticamente un, come posso dire, un riassunto di quei libri, praticamente. Hanno preso parte del primo, parte di un altro, parte del quinto, mi pare, e ci hanno creato un po' una trama sopra. Molto, molto bello. Basandosi su un'altra storia, quindi hanno un po' mixato le cose, però molto bello. Sì, la Royal Navy durante le guerre napoleoniche è abbastanza incontrastata. Ah, ho capito. La già che cacchio voleva e ogni scusa era buona per distruggere qualsiasi male, depredare male. Ragazzi, ho trovato un cacciatai, vi spiegate che ci fa un cacciatai nell'impero? Che bellezza. Aiden. Ma adesso glielo ha sbagliato, era praticamente. Adesso glielo distruggiamo.
Comunque le stiamo prendendo, non vorrei dire. Aia. Io so che in America hanno fatto molti romanzi su tutta propaganda. Su scenari alternativi della guerra civile, con i confederati che vincono, visto che siamo legati a quelle cose là. E beh, giustamente praticamente è l'unica guerra che si è veramente combattuta sul suolo americano. Quindi. E poi mi ricordo che esiste un federalismo, ovviamente la guerra di indipendenza non la contiamo perché non esistevano gli Stati Uniti. Sì, erano le colonie. Lo Stato si è poi creato. Esatto, lo Stato si è poi creato dopo, ecco. Quindi. È l'unica guerra, perché se ci pensi, cioè, tolto Midway, tolta Pearl Harbor, non c'è mai stata, diciamo, una guerra sul suolo statunitense. C'è comunque un'isoletta che parecchio, cioè le Hawaii sono estranee, esatto, un territorio acquisito dagli Stati Uniti. Esatto, è come la Guyana francese o le Canarie per la Spagna. Loro in realtà hanno avuto una guerra sul suolo, che è la guerra dell'812, quella che hanno fatto contro i canadesi, che i canadesi gli hanno bruciato la Casa Bianca. Ah sì, giusto, è vero, hai ragione. Quindi c'è quella guerra là, e poi... Però se vogliamo guardare quello, allora anche contro i messicani, diciamo, a sud. Sì, esatto, anche quella. Sì, che però all'epoca era Messico prima che il Texas e gli altri stati dichiarassero indipendenti. Già. E Trump fece il muro. No, quello è successo dopo. Sì, che bello il cannone ionico in funzione, spettacolo. Un'altra... Vediamo un po' un altro scenario stupido della storia. Faremo sei rex di scenari quelli esilaranti per il pubblico, insomma, perché sono film troppo tecnici. Mi ricordo alcuni racconti che avevano fatto proprio esilaranti, tipo cosa sarebbe successo se durante, che ne so, la battaglia di Waterloo fosse apparso una K-47 nell'accampamento di Napoleone. Cioè no, c'era un film, mi ricordo, di una roba del genere che c'era. Te lo ricordi? No, però mi ricordo come si chiama. Adesso non mi ricordo, so che ci sono due miei amici della 500 che ne parlano sempre. Che praticamente durante la seconda guerra mondiale ci sono questi. No, durante, non mi ricordo, gli anni 80 ci sono due F-14 che dal Pacifico finiscono per puro caso nella seconda guerra mondiale, e quindi sono tipo gli F-14 contro i caccia zero giapponesi. Sì, è abbastanza ridicolo perché. Cioè, perde tutta la verosimiglianza che dovrebbe avere, perché dovresti di colpo dire come per magia, sai, no? Come dice, se i romani avessero avuto un MG42 a Teutoburgo, per dire, no, è presente, no? No, beh, mi ricordo che questa qua era tipo una cosa sempre del fatto che tipo un portale spazio-temporale si apriva, una roba del genere. Sì. Ma ci avevano fatto anche un videogioco. F-14. Cosa? Mi ricordo che ci avevano fatto anche un videogioco un po' di anni fa, parliamo credo del 2009-2010. Però non mi ricordo più il film, come si chiama. Mi ricordo in Tosola, come si chiama, in Time Code, mi pare. Quel film con tipo là, come si chiama? Non mi ricordo neanche più come si chiama. Non era quello con Gerard Butler. È un altro. Non so, io non l'ho mai visto, ti dico, sto film. C'è un'altra modalità? Sì. O vuoi fare questa qua ancora, Rex? No. Ma facciamoci Rilo, dai, se con la Repubblica ci sta. Se ci fanno questa, ok. Vediamo un po', un altro scenario alternativo. Una ci sono pochi scenari alternativi che hanno fatto. Vabbè, ne hanno fatti alcuni con Napoleone, mi ricordo, in cui Napoleone riesce a scappare in America e diventa tipo presidente alla Casa Bianca. Ma cosa? Tipo, sai, no, diventa una specie di nuovo George Washington. Che sai, no, tipo, condottiero militare e tutto quanto, quindi conquista il Canada, poi va alla guerra contro il Messico, tutti espande gli Stati Uniti. Ok. Gli Stati Uniti di colpo sono in Nord America. Poi magari vanno un po' avanti, arrivano fino in Columbia e dicono: oh, che bello, tempo di fare un canale. Di che cosa? Che cosa? A Panama! Questo che è nostro adesso! Però no, stiamo stoppiando tanto.
sento un casino bestiale, perché? Oddio, guarda, c'è Jason UK. Guardalo, c'è Jason UK 2019 SK. E chi sarebbe? Quello è il giocatore che vedevo sempre giocare a solo caccia stellari su Battlefront, quello del 2015. Ah, Jesus sì. Sul K 2019 SK. Sì, però che lui cambia ogni anno il suo nickname, a quanto pare da due anni che non lo cambia più, però. Ah, beh, abbiamo uno youtuber, quindi, uno youtuber famoso. No, no, che youtuber, è un giocatore che gioca solo a caccia stellari, tipo. Madonna, che tristezza. Non per cattiveria. Infatti guarda, c'è il caccia al max. Mica complimenti. Ma no, abbiamo porca miseria, la nave. Ah, sì, in realtà ce ne sono due col caccia al max, non vorrei dire. E sicuramente è il suo amico. Il suo. È il gregario. Sì, 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 esatto, sì, perché uno era troppo poco. No, certo, due al max, perché non ci hanno sfaldato abbastanza le ultime due partite. Abbattete quel coso, anche se vedo che sta. Ci stanno massacrando. Ti sto provando ad abbattere quell'affare. Maledetto incrociatore di scorta. Non è possibile che io c'ho il bombardiere. Comunque c'è un pessimo equilibrio, come posso dire. Non ci sta. Noti. Lei dice. Sì, io dico perché lo sto notando da. E ci hanno distrutto gli scudi prima che noi distruggessimo quella maledetta fregata. Ma sì, non è possibile. Non è possibile. Mai, ho mai visto. La cosa non è possibile. Che cacchio? E hanno ancora 250 rinforzi, gioite gente. No, beh, ma è sono dei cheater. Vabbè, non è vero, sono bravi. No, non è che sono dei cheater, che sono probabilmente una squadra tutti. No, ma seriamente non mi è mai capitato di vedere la fregata riprendersi. Ma di cosa stiamo parlando, raga? È appena andata addosso. Oddio. E la cosa bella è che no, sta ancora campando. Ma qualcosa sta ancora campando. No, la scudina dell'ex più cattiva del mondo. Che bella che la voce dei droidi caccia mi fa scassare. Ah sì, i droidi avvoltoi con le palle. E poi anche gli storie storie. Li hanno mai fatti scenari di storia alternativa con Mussolini, tipo Mussolini. Tipo la vita di Mussolini come pseudo imperatore romano. Mai. Perché Mussolini proprio chi lo se lo considera. Ma davvero? Comunque è ingestibile, raga, la partita, eh. Pure non lo so, un'altra. Tipo della fantastoria nell'ambito. Vediamo un po', un'altra che mi viene in mente. Sei ho distrutto l'incrociatore. Dai, se, yeah. Se parla di fantastoria possiamo dire che Lupin ci gioca abbastanza bene in certe puntate. Beh sì, però lo fa a livello comunque limitato, non è che va. No, vabbè, ovvio. È molto superficiale comunque sia. Ah, per quello sì. No, per quello ci gioca molto perché mantiene sempre fedele l'originale, però poi infantasticarsi con qualcosa. Lady Oscar forse è l'unica cosa che effettivamente è un'opera che. Ma anche lei la considererei più stile romanzo storico, nel senso che comunque non cambia gli avvenimenti, la Bastiglia viene ancora presa, la rivoluzione francese accade lo stesso, lei crepa, quindi. Ah no, quello sì, però è interessante che non è tanto storia Delta, è semplicemente romanzo storico. Se tu crei un protagonista, crei, sai no, avvenimenti che girano attorno a lui, ma che però mimano avvenimenti che sono successi. E il non è come Bastardi senza gloria, per esempio, è fantastoria, perché là alla fine ammazzano Hitler, vero? Ma io in fantastoria non ci sto appresso, ecco, più che altro romanzi storici sì, quelli sì, quelle cose un po' mi viene in mente, appunto, come diceva Rex, Wolfenstein. Sapete cosa c'è? Cosa c'è? Un film che ho visto polacco, strano a dirsi polacco, che l'ho visto poi qualche giorno fa, del 2013 il film, e si chiama Frankenstein Armory. È un film. Ah, l'ho letto, Frankenstein Army, sì. È molto interessante perché si basa su quel coso fascista, eccetera. Però è dopo la seconda guerra mondiale, cioè subito leggermente. Cioè, tende verso la fine della seconda guerra mondiale.
E di cosa parla praticamente? Perché avevo visto delle cose un gruppo di incursori, di perlustratori russi, quindi a cercare verso le loro estremità territoriali vicino alla Polonia, che la Polonia era divisa a metà, da tutto quel casino che ha fatto quel Tuk, ecco, e dovevano trovare dei superstiti tedeschi, cioè dei nazisti. Il problema è che hanno trovato queste armi stranissime create da stesso Frankenstein, sarebbe uno dei originali, come si chiama, gli antenati di Frankenstein originale, ed è un pazzo psicopatico. Oddio. Perché crea armi tema Frankenstein, crea dei veri poi mostri umani presi e li fa diventare delle macchine, cose stranissime, cyberpunk, ecco, per intenderci, però molto. Oddio, stile punk industrial. Quindi vedi nazisti con motoseghe al posto del braccia, una cosa allucinante, però arriva a una conclusione molto psicologica basandosi su che lui è un armaiolo, ecco, che lo fa per tutte le fazioni, americani, tedeschi, quindi fascisti, comunisti, quindi anche... Tipo stile Hellboy mi viene in mente, ecco. Ah? Tipo stile Hellboy. Sì, stile però molto più cattivo e dark. Ah, sì, ok. Perché okay. È un po' più. È più un horror. Più visto come horror. Molte serie come Hellboy, per esempio, giocano in ambito un po' come fa Lupin. Cioè prendono gli avvenimenti storici, li lasciano uguali, però poi ci creano delle storie derivate. Però Hellboy già è più fantasy. Sì, sì, è sì, molto però... più fantasy però Hellboy, Ma qui non ho capito, sto tizio qui quindi produceva dei morti, dei sottospecie dei mostri, sì, di persone che gli lavava il cervello, cioè in senso della parola gli prendeva il cervello, gli metteva dei chip e li controllava lui, palesemente. Ecco perché, cioè, erano poi dei veri poi mostri. E però li vendeva tutti gli schieramenti, non solo ai tedeschi. Sì, valeva per tutti e lui voleva devastare tutte queste organizzazioni globali più ignoranti, perché tanto li considerava tutti pazzi. Perché li vedeva solo tutte e tre estremisti, perché era una questione solo di psicologia, ed è vero, cioè affronta proprio il concetto di psicologia. E quindi non c'è il buono, c'è il cattivo, ma si parla di solo di come posso dire che combatti per una certa causa. Lui combatte per la causa di che ero tutti quanti pazzi e tu mi fai delle armi completamente folli per contrattaccare appunto il fascismo, il comunismo, e poi arriva pure l'America, cioè mi metti in mezzo di cose allucinanti. Ma è molto interessante come film. Ma è questo qui? Ma e questi russi qua invece che ci fanno lì, quindi? È perché loro sono i protagonisti principali. Sono i protagonisti del film, perché loro dovevano trovare questo una base tedesca. Invece hanno trovato uno scienziato completamente folle. E però non lavorava per i tedeschi. No, 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 tecnicamente sì, perché era a favore dei tedeschi. Però in realtà lui poi, essendo pazzo, è andato contro. È andato anche contro questi poveri cristiani che si sono trovati in una situazione di merda. Praticamente. È molto sfizioso. Molti sapete perché? Perché non sanno come descrivere il film, essendo che è tra il fantasy horror, fantasy industrial e storia. Perché è pure documentaristico, perché l'hanno fatto tipo reportage con le riprese, perché è tutto filmato. Cioè uno che ti filma praticamente tutto ed è un reporter di guerra. Quindi molto. Sì, il reporter russo praticamente. Sì, sì. Molto bello. Cioè c'era praticamente con questa squadra di soldati, c'era un tizio che filmava. Sì, è geniale sta cosa, mi piaceva molto, mi è piaciuto molto sta cosa. Ovviamente ci sta questione di crimini di guerra, è inutile dirlo. C'è una donna viene abusata perché è tedesca e quindi, vabbè, cose un po' brutte, ma lo facevano. Ah, fa vedere anche i russi che fanno queste cose. Sì, lo so che lo facevano. Anzi, quelli proprio erano forse i maestri di quello.
Interessante, per carità. Quindi non commento. Però quindi era, è molto fedele in concetto storico, molto, molto corretto, e soprattutto perché uno era pure un superiore ed era pure un un tenente. E si vedeva i costumi fatti benissimo, infatti erano poi i costumi della Seconda Guerra Mondiale, quindi essendo stata una cosa fatta di una casa europea, barra tedesca, barra supporto americano e barra casa polacca, hanno fatto un capolavoro secondo me. L'unica pecca è che... Interessante. Interessante, devo recuperarlo. Ma la cosa più divertente è che, sai perché l'ho scoperto questo film? Perché stavo guardando con quel tale Ale i video di Resident Evil Village. No? Perché non me lo voglio comprare il gioco, però volevo vedere i gameplay. E c'è stato un caso. Va bene, comprare anche sta qua. Sì, sì, ma cambiamo modalità perché stiamo confrontando. Io direi di cambiare. Stiamo parlando. Stiamo combattendo contro dei. No, vabbè, ma quelli là probabilmente sono una squadra. Secondo me i loro. Ma non si può veramente giocare in questa maniera. No, infatti. Comunque, ecco, infatti guarda quinto quell'altro. Vabbè, ti ho detto, quando hai uno, quando è uno che ha le navi maxate, tutte le navi maxate, che non fa altro che giocare a cacciastrari dalla mattina alla sera, con anche i compari suoi, no. No, non è possibile. No, comunque, no, stavo guardando quindi i video di quel tale Ale, e all'improvviso mi è uscito un video a tema nemici di Resident Evil. Ok, c'era questo inglese che ha fatto vedere certi nemici di Resident Evil che erano palesemente copiati e presi da questo film. Siamo eroi? Sì, sì, facciamo un eroe quando malvagio. Sto registrando tutta una live, questa è presente una live, raga. Questo è un unico video. E quindi ve lo consiglio, raga, di vedere questo film. È strano, però in concetto storico militare, in concetto generico ci sta tutto, collegato perfettamente. C'è quel pizzico di horror e una sottospecie di reportage. Però è completamente fantasy. Che culo! Oh, però dobbiamo buttare tutti giù. Dobbiamo buttare tutti giù. Io comincio con... Allora, Rex, occhio col capitombolo. Oh, è capitombolo poco. Capitombolo solo di nome. Mettiamola così. Poi se siamo noi gli eroi e li facciamo capottare tutto qua. Esatto, ovviamente capitomboleremo gli altri. Prendi il tuo Darth Maul volante. Sì, sì, io qua proprio... Cornutazzi. Colte capitombolone. Tac. No, comunque, per dire, un bel film particolare. Hellboy, ecco, quello è proprio fantasy. Hellboy è stessa cosa. Prende dei concetti storici, con sempre nazismo, fascismo, c'è tutto. C'è sempre quello in mezzo, sempre. Sì. È bellissimo che metto in mezzo Hellboy. Hellboy nasce tramite una strana fantastoria. Anastasia. Che non era tanto fantastoria. Allora, non so se chiamarlo fantastoria al 100%, perché sì, c'è un concetto di fantasy in mezzo, però in concetto... l'unica roba fantasy è il fatto che Rasputin fosse sopravvissuto per un po'. Esatto, però essendo che Rasputin c'è dietro tutto... Anche Anastasia fosse sopravvissuto, ecco. Esatto, però sotto sotto è preso da situazioni vere. Cioè, effettivamente Rasputin era visto in un determinato modo, quelle sopravvissute in certi modi, era stata esistita veramente. Quindi diciamo che sotto sotto il concetto lore c'è sta vero sulla trona. Perché mi sei compenetrato? Okay. Guarda che mi sono capito. Guarda che hanno scritto nella chat, sì, hanno le palle. No, CCC, Conte capitombolo compenetrato. Ok, sì. No, comunque molte opere sono belle. Un altro, ecco, parlando di una... Ah, c'è un altro film che io vi devo considerare a serie, in film in 3D a tema storia. Strano, ma esiste. Sono i piccioni di guerra. Hanno un nome stranissimo in Italia. L'ho visto, Valiant. Bellissimo. Bello, quello me l'ha piaciuto, simpaticissimo. È un bello. Film europeo. Ovviamente ci sono i francesi, però il doppiaggio puramente italiano. È un film d'animazione. Ma è bellissimo perché si basa sulla Seconda Guerra Mondiale. Bellissimo. No, me l'ha piaciuto tanto quello lì, carino. Con le aquile che erano i nazisti, sì, e i piccioni, sì, che erano gli alleati invece, sì, che si paracadutavano d'aereo insieme ai paracadutisti. Sì, io ce l'ho ancora, ce lo dobbiamo vedere. Infatti mi piace molto. Mi piace moltissimo. Delta, parlami di sta palla.
è una palla. No, guarda, non riesco a colpirla. No. Che livello c'è la palla? Non lo so, però l'ho buttata male. L'ho buttata malissimo. Andiamoci a via. Ma stoppiata. Arrivo Vader, tieni duro. C'è no, che... ma c'è un combattimento tra palle. Ah, ricordiamoci che dobbiamo ritrovarci tutti insieme, se no qua la perdiamo sempre, lol. E fu così che muoio malissimo. Dove siete, raga? Vado. Sì, vabbè, ma dai, ma sto cazzo di film come ha fatto? Dai, vabbè. Occhio Delta che sono sul bordo. Lanciali via! Parati con quella spada! No, no, ho ammazzato tutto. Bella. Oh, non... Bravi ragazzi. Bravi, così si fa. Bravi ragazzi, mi fanno arrestare per questo, mi fanno no, comunque anche Valiant è un bel film su questo concetto, storia, anche se molto, ecco, quello è un romanzo storico. Ciao Maul, dove vai? Non lo so, ma sono vivo. Ciao Maul. Oh, a me è piaciuto, bel fuori campo. Ma tu non hai capito, utente nome, bellissimo. Voilà. No, me l'ho fatto cadere. Già palla. Ma quello è un italiano, utente con nome, è un italiano. Allora digli, voglio un paio da... Vuoi la pizza, pasta, mandolino. Perché sì. Così, a caso. La lama lecco. Mi ha fatto male. Oh, che volo ho fatto! Cosa sono caduto? Ho fatto un volo con tangenziale praticamente, cioè sono buttato, sono volato via e poi ho curvato di sotto dopo che sono caduto, ma che traiettoria è? Non lo so. Io vorrei capire perché quell'idiota si ostina a usare BB9S e non è capace a usarlo. Tra poco lo uso, lo uso tra poco. Però... ma il problema è che te l'ha fregato il fenomeno, tu almeno sei capace a usarlo. Vabbè. Allontanati. Non è che fa chissà cosa, è abbastanza facile per vedere. E basta, mi avete stancato però. Oh, crepa Finn, madonna, crepa. Voilà. Dì che la mia aia. Oh, brava palla. No, che palla sta. Questo giocatore qua che ha la palla, secondo me usa la palla tutti i giorni, ogni giorno. Guarda, gioca a caso. Non ci era dei fratelli perché sono troppo. Comunque io faccio la vedetta, eh. C'è un film qua sotto se vi interessa. Lo so, ma non vorrei darlo, ho paura che arrivino gli amichetti. Eccolo là che arriva. Che è successo? Salve, addio, è stato bello. Sono morto malissimo. No, comunque qual è l'altro film? Aspetta, fantastoria. Aspetta, ci sta. Credete che ci sta qualcun altro? Se vedi qualche. Sto pensando. Sai qualche film della Disney? Ce ne sono tantissimi. Vabbè, è inutile dire. Indiana Jones. Indiana Jones è palesemente. Indiana Jones è inutile dirlo. Eh sì, in effetti. Anche sì, anche in Indiana Jones, in effetti sì. Però Indiana Jones... fuori campo! Che bella questa mi è piaciuta. Questa mi è piaciuta più di prima, complimenti. Avete visto? Questa è bellissima. Madonna, complimenti veramente. Sono volato. Porca paletta. Non ci credo neanche io, raga, ve lo giuro. Maestro Yoda. No. Oh! Appeto. È impetato in faccia il brutto. Maestro Yoda, crepa, giusto? No, sto cercando di ricordare un altro film a tema. Perché i film della Disney ci stanno in quel periodo un po' sbarra storico. C'è stanno qualche film. Eh sì, c'è Atlantis. Che però è più nell'ambito. Però quello è molto fantastico. Ho fatto la fine, è molto malissimo. No, non è film, chi è che è morto allora? Boh. Anakin. Dai, è morto. No, comunque, no, sto pensando... Yoda, hai rotto la minchia, adesso devi morire. Vorrei proporre anche Star Wars in questo caso, perché mette il fascismo palesemente nascosto nell'ambito impero... impero... in un certo senso, però... Che palle, sto Anakin alle spalle, veramente. Dio santo. Ragazzi, dobbiamo riorganizzarci.
Infatti prima ero da solo contro tutti e quattro. Aiuto, io stavo scherzando, ho fatto fuori solo due persone, anzi una. Io vi voglio bene, arrivederci. Ho sbagliato tasto, ho sbagliato aiuto. E cambiare tattica e usare il moscone molesto, che ne dite? Negni. Cioè sì e no. Ah no. No, mi ha fatto un adulto quando ho fatto l'attacco. Un mosconazzo molesto. Non credo che fuga. Aiuto, mi stanno sparando. No, ma sei, sapete cos'è? Col mosconazzo molesto potrei distrarveli. Sì, ma sai che Finn. Voi rompere scatole a Finn. Oh no, dai, perché dovrei arrivare anch'io da rompere le... Arrivo, no. Dai, che palma, dai. È Finn che mi spara mentre duello contro Anakin. No, Finn è una rottura, raga. Dai, c'era pure Luke, raga, ma... Non mi morite, raga, non state là con tutti quanti. Aspetta che mo ci aggreghiamo. No, che ci aggreghiamo. Ragazzi, io proporrei una tattica C1. Una nuova tattica C1. Grievous, dobbiamo aggregarci. Non far vincere. Vieni qua, vieni. Eh sì, raga, dobbiamo stare uniti, che non vi vedo più mai. No, io sono qua dentro. Dove stai andando? Grievous, torna indietro. Qua, li devo prendere alle spalle. No, non andare. Vabbè, sei da solo, poi aspetta. Poi sei da solo. Lo sapevo. No, ma come mi ha fregato? Vedi, no, non va bene, raga. Ritorniamo indietro, via. No, non stiamo andando niente bene. No, infatti... Dai che mi paravo, dai che mi stavo parando. No, e te sei andato alle spalle, non dovevi farlo alle spalle, Grigo, te l'avevo detto. No, ma più che altro è che non mi hai detto dove andavi. Quello... No, io stavo andando dove stavano tutti gli altri. Ragazzi, reunion. Piano. Cerchiamo di regolarci, ok, sta arrivando. Il più fine che quello Yoda è troppo OP. Ok, ciao, eccoti qui. Dove sto aspettando? Ecco. Anche il quarto. Ok, ma dobbiamo trovare un modo per organizzarci. Okay. Io li posso molestare la lista. Ok, vedi Finn quel bastardo. Ma voi potete pararli. Okay, no, peccato. Stupida torre. Oh, ma che cosa appena succede? Vabbè, no, non è possibile. Oh, faccio una strategia. Ragazzi, però, se nessuno mi dà copertura io non posso far... No, ci hanno fregato. Li sono ben impegnati. No, ci hanno fregato. Cioè, ovvio che se nessuno mi dà copertura io non posso fare un cazzo. Dai, no. Ci hanno fregato. No, è che ci hanno fregato. No, è che più che altro è che loro sono tutti ingrumati, quello è il fatto. Noi non riusciamo... Cioè, ragazzi, dovevate aspettarmi tipo adesso. E vabbè, ma io lo c'ho. No, e come volevamo aspettare? L'hanno aggrediti come non ci fosse un domani. Grievous sei da solo? Ok, li tengo impegnati allora, in fatto che li viate. Pure uno, ecco. Arrivando, ok. Dai, ma... No. Chi è che è caduto? No, caduto. Grievous. Aia. Ai, sto Gremlins di merda, non muori. No, vabbè. Sì. No. Canceller Yuta, canceller play. Hello, killer Vader as Yoda. Non ho capito. Sì, ma sti qua chiaramente sono in cosa. Sono in squadra. Sì. No, è un peccato perché sta andando bene. Peccato. Vabbè. Poi ragazzi. No, ma vale, no, vabbè, ma cioè, in realtà sai qual è il problema? Là, sai cosa serviva secondo Rex un Aiden? Ma l'avevamo messo. Ma ragazzi, il problema è che io l'ho usata, ma non mi avete dato copertura. Cioè, se non sono coperto, ma sono qua sparato. Impegnati a parlare d'altro. Eravamo impegnati a parlare d'altro e non. Allora adesso proviamo a concentrarci un attimo sulla partita. Allora. Prima di prendere Luke o Obi-Wan. Delta prende Ion solo. Ok. Sì, perché spara e granate e cose è meglio. Noi ci abbiamo sempre il fenomeno. Sì, il fenomeno qua. È il drone dei palla, scegliamo. Oh, questo sempre palle si è fissato oggi. Il problema è che non è capace di usarlo. Ecco, quello è il fatto. Madonna.
Vabbè, abbiamo perso, già te lo dico. La palla parte in quarta, non va bene. La palla, no, no, la palla viene qua. Decidiamo dove andare. Dove c'è? Magari no. Te no. Vuoi te con vabbè, vuoi con ma dai. Che è? Che succede? Ha scritto in italiano ciuccia. Lol. Ciuccia. Aia. Oh, salve. Guarda, lo puoi vedere? No! Non è vivo, è vivo, raga. Madonna, c'è un'attaccata di brutto. No, ma sono una squadra di tryhardoni, sti qua. Ma anche noi siamo una squadra in teoria. No, non... Guarda, sono di nuovo 4 contro di me. Scappa. Ah, che bello. Grievous si è messo a litigare con l'altro gioco. Delta, dove vai, Delta? Non Delta, so dove sei tu. Pure. Che palle, guarda lì, che palle di continuazione. Aspetta. Quello è il problema, guarda lì, 4 contro 1. Vieni qua, Delta. Sì, aspetta. Raga, aiuto. Ormai non è inutile. Vabbè, ma guarda lì, ci sono tutti a livelli altissimi. Allora, mettiamoci qua. Sì, tu mettiti qua, guarda. Qui così, qua. Così hai visuale e allo stesso tempo, se arriva qualcuno, lo vediamo. Palla tu. Ma ora si concentrerà. Mo' si concentreranno con noi. Rivus, vieni qua, non scrivere con la tastiera. Non sei un vedi? Cazzo, dove vai? Grievous mo lo prenderanno di mira tantissimo, te lo dico. No, ma più che altro perché sono sempre là che parlano in continuazione, sono tutti ingrumati, dopo un po' vi vedo sparire e sono da solo con tutti i quattro. Per sparire ci hanno massacrato. Sì, ho notato, ma perché sono in squadra tutti e quattro? Non credo, uno è proprio americano, uno è inglese, uno ma lascia correre, che te frega, lascia che scriva. Casi bisogna ignorare, che te frega tanto. Lol. Cucciolo. Oh, è bellissimo sto morendo. Dovevi rispondergli a Cuccia, a chiatta. Lulla. Siete Romania. No, adesso quelli là vengono esclusi dai cosa degli insulti. Cosa? Nell'altro che ha scritto Romanian. Quello è rumeno quello lì. Madonna. Ma voi ci escludete, adesso qui si è diventato una chat italiana. Zitto. Ho deciso che parleremo in italiano adesso perché non ho voglia di ragionare con voi. Guarda che fastidio che mi dà. Non è non Ma dove sono? Non li vedo. No. Ah, ma inizia a scriversi, vabbò. Oh, dai, Grim, dai. Ma no, perché guarda com'è ingrumato, cioè non si staccano di un centimetro. Loro o ti attaccano mo' legione romana, tutti ranghi serrati che non si muovono, che sti parando. Delta, occhio, tu rimani indietro. Ma io non so neanche dove sono in tutto ciò, quello è il fatto. No, neanche io, però. Boh, non ho mica capito. Guarda che roba! Cioè, dai un'occhiata Rex, cioè, vedi, se sono straorganizzati, come fai? Come cazzo fai? Cioè, non puoi. Però, dai. Ma no, la perdiamo male, perché loro l'esatto istante in cui decidono di attaccarci siamo fregati. Adesso saranno lì a... Guarda, adesso stanno là a cazzeggiare e basta. Non verranno neanche. E io proporrei di attaccarli, a muso duro. Ma non ce la facciamo, sono troppo potenti. Sono troppo potenti organizzati. Vabbè, proviamoci, per star qui a... A farci le pippe. Aspetta, forse arrivano adesso. Che ho visto gli accessori. La palla, fai qualcosa, facci vedere dove arrivano. Eccolo là. Sì, ma guarda come si parla là. Ah, l'idea sarebbe a lasciarli avvicinare, lanciarli la detonite. Aspetta un attimo. Sì, un po' presto. Ci ho provato. Occhio a Grievous che ha fatto il giro, ragazzi. Occhio a Grievous. Sì, pensate a Grievous. Guardali che quatti che sono. Grievous proteggo qua al fianco. Delta indietro. Molto indietro. E fuori uno. Vabbè. E ora si è suicidato, perfetto.
Ok, due ne ho ammazzati, raga, i middle. Noi neanche uno, pensa un po' che sorpresa. Pensa un po' che sorpresa. Hai tenuto lo vivo, sono dietro di te. Guardali che tattico! Guardali che mi attaccano in tre! Vaffanculo! Cioè io mano, dai. Ah, vaffanculo! Guardalo che pezzo di merda! No, conti ha capito un po', dai, per un pelo, ma che. Che sfiga di merda, dai! Non c'è sostituito! Non ce la puoi fare perché sei sempre. L'avrei buttato di sotto, l'avrei buttato di sotto. Comunque. Oh là, fuori tu. Ragazzi, sono da solo qui, dove c'è? Ah, ecco. Guardali, raga. Aspetta, ne ho due punti. Tieni occupati, guarda, dai. Oh, dai, guarda, dai. Contro di me la coalizione. Ora. Da qualche parte. Vedi i fantasmi dopo un po', veramente, quando hai... Cazzo, sì, culo. Devo cambiare personaggio, io così qua non va bene. Che è uscito giorno? Mi sembra uscito giorno. Dai, vabbè. 28 miliardi di danni. Tanto guarda, Delta si è un po' messo male. Che resistere la rotola. Volevo. Madonna. Invece no. Oddio. No, che palle, uno lo fa. Ma cosa mi dice che è meglio che mi ritiro? Sono solo soletto. Thanks to Luke, doll. Madonna, sei troppo lontana, ragazzi. Ma vedi come se la tirano sti stronzi solo perché sì. Sono in formazione da... Oh, l'anno che fai, l'anno che fai. No, io sto venendo da te. Guarda come se vuole concentrare su di me, bastardo. Niente, sono morto. Affanculo dal tuo molla. Tanto quella alferita sta relativamente giocando bene. Non so se Ian Solo sia la scelta migliore. Forse Lando. No, ho scelto Lando. Ho cambiato, appunto. E lei la che butta bombe almeno. Ma sai che dobbiamo paralizzarle a questi. Se lancio bombe non servono a niente. Ma li stai paralizzando perché non... Li ho paralizzati tre volte, però da solo mi ammazzano. Sì. Prevedibile. Beh, Grievous, occhio che c'è Grievous. Sì, vabbè. Ma veramente mi voglio dipittare perché è una roba impossibile. Proviamo con lei, sì, vabbè. Sono delle merde, cioè veramente... Che pazienza. Ti ho tirato un po' di bombette, vediamo se qualcosa ti riesco a dare una mano. Ok, io non lo fulgore. Però devi coprirmi, sennò okay, come spoglio. Vai via, distreggia. Butta bombe. Ah, sto facendo. Io sto scappando perché sennò il Grievous mi seguirà malissimo. Tranquillo. Fuori uno. Fuori due. Dai, uccidilo il capitombolo. Dai. Madonna, guarda come schiva tutto. Ma figlio di puttana, madonna, muori. Che non avevo stamina, non potevo attaccare. Visto. Guarda, dimmi dove che ti metta lo scudo che te lo metto. Boh, non metterlo per ora. Perché sarebbe è comodo, è per voi. Ecco, mi ricarichiamo un po' di vita. Ho fatto tutto il giro perché quel Grievous mi stava perseguitando. Guarda, adesso sono tipo, abbiamo perso qualcosina. Aspetta, ci raggruppiamo. Come? Siamo tutti qua, perché sta... No, Grievous torna qua, Grievous torna qua. Perché sta scappando Grievous? Quello che non... Ragazzi, arrivando dietro. Aspetta, occhio. Ma l'ho fatto. Grievous torna indietro. Torna indietro. Grievous copertura, Dio santo. Ok. No, è che io cerco di spararveli. Oh, ho chiuso Grievous. Occhio, chi è quello là? Maulo, occhio. Mi ha fregato. Guardali che roba, cioè con sti qua che ti parano sempre non puoi attaccarli. E Aiden dietro che...
che rompe le balle. Aiden, non l'ho vista. Vedi che c'è Aiden. Guarda. Beh, ragazzi, io piazzo uno scudo qua dentro, se avete bisogno, che almeno vi potete rigenerare un po' di vita, eh. Capito? E dentro. Ok, Dark Maul ha sprecato il suo attacco. Aiuto, ragazzi. Ecco, copertura. Dio merda. Copertura. È morto di Rex, aspetta. Ma non. Dove sono gli altri? E noi siamo qua, però morto. State morendo. Aspetta, no. Ma tu faccio tipo 300, dai, cioè, figurati. Ragazzi, dobbiamo cambiare zona. Cambiamo zona. Sì. Dove ci mettiamo? Allora, c'è io da qua. Che palle, mi hanno fatto spawnare alle spalle. Io sono alle spalle di loro, mi hanno bel problema. Se vuoi possiamo provare. Ho Dark Fennel che mi sta girando, provo a prendere l'altra uscita, vediamo se riesco ad arrivarci. Scusa, scappa proprio. Occhio, in arrivo. Arrivando? Esci, vieni qua, Rex dietro. Madonna, guarda, c'è pure Dooku cattivo che mi campera e non mi vuole far arrivare. Via. Stanno alle spalle nostre e me lo frega. Bella questa. Arrivano, cazzo. Ok, vi ho fatto di un attimo salvare. Grazie, questo si chiama giocare di squadra. Tutta bomba te, te lo scudo. Mi avete uno alle spalle, mi sa. Vabbè. Ok, stiamo qua, questa zona qua è buona, che abbiamo molta. Figlia di puttana di un Dooku muori. Ok, bravo Delta. Vediamo un po'. Eccolo, in arrivo. Ore 12. Ma dai, l'ho paralizzato. Ciao, sì. Buono. E vabbè, guarda che roba. Vabbè, dai, tutti qua. Ma vaffanculo. Delta, sono qua. Delta. No, io sì, non sto guardando dove era. Se ci mettessimo su quella piattaforma laggiù, io dico laggiù, dove c'è la meta del classe. Ma tanto stiamo preso. Tanto ormai siamo a 5 contro. Via, andiamo. Vieni, Delta. Laggiù secondo me abbiamo possibilità di fare un minimo di più forze. Contro sto Dooku. È un tentativo, poi magari non succede un cazzo. Guarda quello che trae al duole, qua. Che merda. Dai, pronti. Non arrivando? Che no, che ti saltella e ti aggiri in continuazione, ma tocca fastidio. Non ci so Yoda ovviamente, perché il coglione se n'è andato da solo. Ok. No, cacchio, mi ha rimbalzato una granata indietro, porca miseria. Bom. Mi sei passato davanti, quindi mi hai fatto tornare su una granata. Scusa, è che non so come piazzarmi qua, perché... Provo ad tanto come... Dark Vader sta volando. Sì, vabbè, guarda l'intre che mi... Guarda pure Boba Fett, insomma. Però ne hai uccisi due. Lo so, ma non... It's ingenious. Ciao, non uccido Yoda. Bellissima la differenza fra Delta che fa i complimenti e io che metto proprio, se no, le frasi del bacio. Ma io? Cos'è detto di mia mamma? Ho immaginato la scena. Direi che non ho avuto tempo di risponderti, se no. Vabbè, dai, facciamo così. Noi la stacchiamo questa live. È stata una cosa abbastanza lunga, ma no, è stato fatto volutamente. E no, anche. Facciamone un'altra, magari vediamo. No, io stacco. No, ma è tardi. No, ma vi prego, facciamone una vittoriosa a qualche parte. Abbiamo preso. Lo so, amici, ragazzi, veramente. Guarda, io purtroppo ho avuto la casa
mezzo alluvionata, quindi sono state una notte molto molto difficile. So che c'è stato diluvio universale al nord. Ho avuto una spanna d'acqua in garage. Quindi mica è arrivato una notte veramente da incubo. Non è arrivato. Vabbè, pazienza, avevo detto che ha avuto un po' da fare, quindi non ce l'ha fatta. Faccio così, noi la stacchiamo qui dal 38, raga, passo e chiudo. La prossima futura live a caso, questa è stata proprio tutta registrata, ovviamente una live registrata. Bella raga, qui dal 38, passo e chiudo.